Salve, oggi parliamo dell'ultimo degli strumenti della passione, che propriamente non è uno strumento della passione, la lancia che ha trafitto il costato di Gesù, ma Gesù a quel punto era già morto. Però è molto importante, lo dice qui San Giovanni quando descrive questo fatto. Venuti da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Vedete, descrive il fatto con molta precisione, ora vediamo, e poi fa questo commento. E rimane stupito l'Apostolo Giovanni, che stava lì da quelle parti vicino alla croce, per questo evento, e lui lo riconosce come un evento di fede, un evento di salvezza. Allora, che c'entra questa strana procedura con questa affermazione di fede? C'entra molto. Allora, come dice San Giovanni, quando si decideva di porre fine alla vita del crocifisso, che a volte poteva essere lunga, e allora a volte c'era necessità di ucciderlo, si faceva il crucifragium in latino, cioè la procedura di spezzare le ossa delle gambe, in modo che il condannato, non potendo far leva sui piedi per respirare, moriva soffocato. Così hanno fatto con i due ladroni attorno a Gesù. Gesù invece, che era già morto, perché Gesù è stato flagellato pesantemente prima della crocifissione, quindi era proprio in fin di vita quando è salito sulla croce, muore in poche ore. Non c'è bisogno di rompergli le gambe, dice un salmo, nessun osso sarà spezzato, è una profezia dell'Antico Testamento, ma bisogna accertarne la morte. Allora c'era questa procedura del colpo di lancia, transverberatio in latino, è proprio un termine tecnico di questa procedura. E quindi il soldato, con la lancia che è lunga, arriva fino al crocifisso, gli perfora il costato, qualcuno dice il cuore, probabilmente non proprio il cuore, e ne esce questa commistione di sangue e acqua, dice Giovanni. Questo ci dice molto su come è morto Gesù. Cioè, per produrre questo strano effetto, significa che la pleura di Gesù, il suo petto, si era riempito all'improvviso di sangue che ha avuto una scissione dentro di sé tra il siero, l'acqua, e il sangue, la parte più densa rossa. Questo succede quando la morte avviene per, diciamo noi, crepacuore, cioè si spacca all'improvviso il muscolo cardiaco per via dell'enorme stress, sia fisico, sia morale, sia spirituale, questo situazione di vedersi odiati, abbandonato da tutto. Gesù ha sofferto questo fisicamente e soprattutto spiritualmente. A un certo punto, all'improvviso, il cuore cede, questo produce un dolore fortissimo di un attimo, che è registrato dai Vangeli, dice, emesso un alto grido, spirò. E quindi sappiamo che Gesù fino in fondo è morto per amore, si spacca il cuore. Allora, questo segno che dovrebbe certificare la morte di Gesù, agli occhi di Giovanni, e poi che poi si risultano ispirati veramente, diventa il segno della sua vita inesauribile. Dal fianco di Gesù esce sangue ed acqua, che sono i sacramenti della Chiesa, il battesimo, l'acqua, e l'Eucarestia, il sangue. Dal fianco di Cristo, come dal fianco di Adamo, nasce la sua sposa, la Chiesa, la nuova Eva, e questo segno è già un anticipo della risurrezione. La vita di Cristo non è affatto finita, il colpo di lancia testimonia non la sua morte, ma la vita eterna, che scaturisce dal dono che Gesù ha fatto di se stessa, e quella stessa vita eterna che oggi ci raggiunge. Questo sorgente inesauribile di acqua viva ormai è a nostra disposizione.
grazie al grande amore che il Signore ha avuto per noi. Ti benedica il Signore e ti protegga.